Abbiamo creato la classe counter, quindi faccio un breve riepilogo. La classe counter rappresenta un contatore. Il contatore ha due variabili interne di distanza, start, che è il valore iniziale del contatore, count, che invece è il valore che conta, quindi si aggiorna di volta in volta. Il costruttore di questa classe riceve come parametro il valore di start, quindi può partire anche da 10 questo contatore, non è che deve partire per forza da 0 o da 1. Dipende da chi lo crea. Chi lo crea sceglie di farlo partire da un certo valore che specificherà come parametro. Poi c'è un metodo increment che va ad aggiornare la variabile count, quindi questo potrebbe anche essere, sarebbe, è un set count, che però invece di prendere un parametro incrementa il contatore ogni volta di 1. Poi è una specie di set count. Poi abbiamo il metodo reset, che invece reimposta il contatore, lo fa ripartire da questo valore start. Poi abbiamo il metodo reset, che appunto reimposta il contatore al valore iniziale, il metodo value, che è un get count, restituisce il valore di count, il toString, che serve per le solite cose che già sapete. E questo è il nostro contatore. Poi l'esercizio diceva, adesso crea un contatore limitato, un limited counter, che deriva dalla classe counter, quindi eredita tutto dalla classe counter. Non il costruttore non viene mai ereditato, però eredita il metodo increment, reset, value e anche il toString. Quindi li può usare come se fossero dei suoi metodi. In più, quando creiamo limited counter, il contatore limitato, quindi l'oggetto creato come istanza di limited counter, contiene al suo interno anche start e count, anche se rimangono private però. Limited Counter poi estende la superclasse aggiungendo una ulteriore variabile di istanza, sempre intera, che viene chiamata limit e che contiene il limite di questo contatore limitato. Il che significa che, poi l'abbiamo visto dopo, significa che il contatore può arrivare solo fino a un certo limite massimo nel fare il conteggio e poi bisogna vedere cosa fare, insomma. Dobbiamo decidere noi, adesso ve lo dirò io cosa fare. Il costruttore della classe limited counter ha quindi due parametri, uno che serve al costruttore della superclasse. Questo non serve al limited counter, no? Perché non ce l'ha questa variabile, il contatore limitato, ce l'ha la sua superclasse. Quindi per poter creare un oggetto di limited counter bisogna prima di tutto creare counter. E allora bisogna avere questo parametro. Poi c'è il parametro limit, che invece è proprio di questa sottoclasse. La prima istruzione del costruttore per ogni sottoclasse deve essere sempre una chiamata al costruttore della superclasse usando la parola chiave super, e in questa occasione si passano tutti i parametri che servono al costruttore della superclasse, in questo caso start. Apro una piccola parentesi, vedremo che questa regola per cui bisogna fare una chiamata esplicita al costruttore della superclasse vale quando noi vogliamo usare un costruttore con parametri della superclasse. Se esiste il costruttore di default non ce n'è bisogno, ma faremo poi un esercizio apposito così vedremo la differenza. Dopo aver invocato il costruttore della superclasse, ecco che possiamo andare a dare i valori alle variabili di istanza proprio di questa classe qui. Sempre l'esercizio ci chiedeva di creare un metodo increment, anzi di ridefinire il metodo increment della superclasse. Ridefinire vuol dire che la firma del metodo, questa cosa qua che sto evidenziando, deve rimanere identica in tutto e per tutto a quella della superclasse. Quindi se la superclasse ha un metodo increment con public void increment senza parametri e che restituisce void e che è public,
Anche qui deve essere public sicuramente, ma deve essere anche void e de non deve avere parametri, si deve chiamare nello stesso modo, insomma, identica. Quello che cambia invece quando si fa un override, quindi una ridefinizione di un metodo della superclasse, cambia certamente il corpo del metodo, perché altrimenti non avrebbe senso ridefinirlo, perché come già ho detto ieri, visto che la sottoclasse eredita i metodi dalla superclasse, se fossero uguali, perché ridefinirlo? Utilizzerebbe quello della superclasse, che lo può fare tranquillamente. Infatti questo metodo increment nella sottoclasse deve incrementare il contatore, ma solo se questo non ha ancora raggiunto questo valore limite. Quindi se il contatore ha un valore che è minore di questo limite fissato da chi? Fissato da chi crea l'oggetto. Chi crea l'oggetto dice da quale valore inizia il contatore, da quale valore parte, ma anche fino a dove può arrivare. Quindi se il valore del contatore è minore di questo limite, allora andiamo, adesso poi rispiego anche questa parte, andiamo a incrementare il contatore. Poi ho fatto una stampa, questa sempre per il debug, si può poi togliere. Altrimenti dobbiamo gestire, lanciare un'eccezione. Adesso questa sera vi spiego cosa vuol dire. Per adesso semplicemente ho fatto produrre in output una stringa hai superato il limite. Entriamo un po' nel dettaglio di questo metodo. Allora, intanto vediamo che qui non c'è scritto count minore di limit. Perché? Perché count è una variabile che fa parte, cioè fa parte della struttura, ma è privata perché in realtà è una variabile della superclasse. Quindi per poter accedere al suo valore dobbiamo usare il metodo value che restituisce count. Poi, ieri abbiamo visto che scrivendo solo increment e non super.increment succedeva che il programma non funzionava. Se andavo a eseguire questo programma, ecco, il programma è qua, eh? Quindi qua praticamente creo un limited counter, lo creo dandogli come valore iniziale 1 e come limite 3 e poi chiamo l'incremento del contatore. E abbiamo visto che questo generava un errore che non è dovuto ad un ciclo infinito. In realtà non ci sono cicli in questo programma. Il nome dell'errore, l'eccezione lanciata, è java.lang.stack overflow error. Allora, stavo dicendo che abbiamo visto che il problema è generato dal fatto che questo metodo richiama se stesso. Quindi, per poter invocare un metodo della superclasse, un metodo ridefinito dalla sottoclasse, bisogna usare super. Bene, ho fatto un po' un riepilogo, no, di quello che abbiamo fatto ieri. Ora si tratta di vedere come gestire questa eccezione. L'eccezione è un evento che si verifica durante l'esecuzione di un programma e che interrompe il normale flusso di istruzioni. Ora, come si fa a lanciare un'eccezione? La procedura da seguire, no, è riassunta in 3 punti. Allora, bisogna cercare una classe di eccezione adatta allo scopo. Guardate quante eccezioni ci sono. Queste sono tutte classi che servono per gestire particolari tipi di eccezioni. Ci sono queste classi che possono essere utilizzate, altrimenti ne creiamo una noi se non troviamo quella che ci serve. L'altra cosa da fare, nella firma del metodo bisogna andare ad inserire la clausola throws seguita dal nome della classe eccezione scelta. Quindi, cosa significa? Significa che vado qua nel metodo ad aggiungere phrows e scrivo il nome della classe. Uso illegal argument exception. L'ultimo passaggio da fare per lanciare un'eccezione, poi bisogna vedere come gestirla, ma lo vediamo un'altra volta, è inserire nel codice del metodo dove si verifica l'eccezione la parola chiave throw, quindi senza la S, seguita da un'istanza della classe di eccezione scelta. Quindi,
Qui, al posto di fare solo questo system.out.println, vado a scrivere thRow, poi un'istanza di legal argument exception, quindi new illegal. Questo è il costruttore della classe. Argument exception. Posso anche passare qua un messaggio. Hai superato il limite. Allora, questo dice che il metodo lancia una eccezione di questo tipo. Questa informazione è utile soprattutto a livello poi di documentazione. Quando creiamo la documentazione della classe, specifichiamo che questo metodo può lanciare un'eccezione di questo tipo quando il valore del contatore arriva, supera, cioè supera, diventa uguale al limite. Qui invece throw lancia proprio l'eccezione. Lanciarla cosa vuol dire? Vuol dire che genera un'eccezione che finisce a chi ha chiamato questo metodo. Chi è che chiama questo metodo? La classe test. Quindi questa eccezione come un segnale, immaginatevelo come un segnale che va a finire al chiamante, cioè a quel programma che ha chiamato il metodo increment. Se metto 1 qua, adesso dovrebbe generarmi l'errore. Notate? Non mi dà più l'errore, mi dà l'errore. Java lang illegal argument exception, hai superato il limite. Ok? E mi dice dove viene anche commesso l'errore. A limited counter Java 22, test Java 7. Allora, l'ultima segnalazione mi dice dove è arrivato l'errore, dove è arrivato? Qua. Cioè, quando io ho chiamato increment si è generato un errore, ma l'errore è partito da limited counter Java 22. Okay. Quindi questo è un modo per gestire le eccezioni. Naturalmente fatto così non è che risolva il problema. Vedremo poi che è possibile intercettare queste eccezioni e gestirle in modo tale da poter recuperare l'errore. Fatto questo, si tratta adesso di andare a scrivere un programmino intelligente per fare il test di queste classi. Allora, qua dovremmo andare a provare a creare un ciclo e fare una cosa di questo tipo. Quando il contatore arriva a un certo limite, dobbiamo resettarlo. Come si fa? È un bel problema. Ragioniamo insieme, no? Allora, io qua ho un programma che crea il contatore, lo crea con un limite, supponiamo che sia 5. E poi faccio un ciclo di incremento. While, che ne so, un while metto, guardate, un true, è potenzialmente un ciclo infinito. lc.increment. Se lo eseguo, ovviamente mi dà errore, perché quando ha raggiunto il valore 5, vedete, si blocca perché mi dice che ho superato il limite. Quindi cos'è che bisogna fare? Bisogna intercettare questa eccezione e quando viene generata bisogna resettare il contatore. Utilizzo questo ciclo di incremento, però attenzione. Uso una variabile, ecco, invece di usare true uso una variabile booleana. Continua, inizializzata true. While continua, incrementa LC. Dobbiamo stabilire anche quante volte vogliamo fare questa operazione. While continua, end i. Questo per dare un limite, perché se no mi viene fuori un ciclo che non finisce mai più. Minore di 50. Incremento LC. Questa istruzione la metto in un blocco try
in modo tale che quando genera un'eccezione viene eseguito il blocco catch. Catch ha come parametro illegal argument exception è. Notate che questo parametro qui non lo gestiamo noi, lo gestisce il sistema. Ecco, quando viene generata l'eccezione, io cosa faccio? Chiamo il metodo reset, lc.reset. Questa variabile i contatore l'ho messa solo perché non voglio che il ciclo sia infinito, a un certo punto devo terminare, no? Quindi termino quando arrivo a 50 iterazioni. E qua devo mettere un i più più perché sennò non si incrementa. A questo punto continua per come lo volevo usare io, non mi serve, quindi mi passa questo i minore di 50. Ok, i parte da 0 50 volte, facciamo questa operazione di test. Che cosa accade? Ve lo spiego un attimo, poi lo eseguiamo. Allora, questa istruzione eseguita all'interno di un blocco try intercetta l'eccezione. Ossia, se si verifica l'eccezione, se non si verifica l'eccezione continua a fare tranquillamente l'incremento. Non appena si verifica l'eccezione, non viene eseguito quello che l'istruzione che c'è dopo questa, ma si passa subito al blocco catch, ad eseguire quello che c'è nel blocco catch. Il blocco catch è completamente ignorato se non si verifica l'eccezione. Quando si verifica l'eccezione, quindi cosa succede? Che andiamo a resettare il contatore. Poi questa operazione si ripete, questo è un test, quindi io metto un limite appunto per evitare che si crei un ciclo infinito. Lo andiamo a testare. Poiché c'è questo ciclo while, si continua anche se si è verificata l'eccezione. Quindi vedete che il contatore di nuovo si incrementa fino al valore massimo 5 e poi riparte. Riparte. Perché? Perché appena arriva al limite, il metodo lancia l'eccezione e non viene prodotta in output, hai superato il limite, perché l'eccezione non termina il programma, ma viene gestita. Quindi il messaggio non viene prodotto. Quindi quando si raggiunge il limite si passa a eseguire questo, che fa un reset. Poi, siccome fino a quando questa condizione è vera, si ricomincia a fare l'incremento e come potete notare, il meccanismo di gestione delle eccezioni è molto molto potente ed è importante saperlo utilizzare in tante situazioni, ma comunque rimando ad una prossima lezione.